I top 10 dei suggerimenti riguardo la gestione della cardiotossicità si articolano intorno a quattro punti chiave, che sono la stratificazione del rischio, la diagnosi precoce della cardiotossicità, la sua prevenzione e il suo trattamento. Per quanto riguarda la stratificazione del rischio, bisogna distinguere tra un paziente a rischio standard, secondo le linee guida internazionali, o chi invece ha un rischio aumentato, e intendo i pazienti con una preesistente cardiopatia con fattori di rischio plurimi. Per questi due diversi pazienti a diverso livello di rischio esistono delle procedure di monitoraggio che sono differenti. Ovviamente per il paziente cardiopatico una molto più intensa e sviluppata nel tempo. Noi per esempio all'Istituto Oncologico Europeo abbiamo proprio delle procedure specifiche condivise con i nostri colleghi oncologi che definiscono punto per punto come monitorare il paziente nelle due situazioni a livelli di rischio. Diagnosi precoce, questo è un punto fondamentale per quanto riguarda la cardiotossicità e la sua gestione. Oggi abbiamo la possibilità di diagnosticare la cardiotossicità a una fase preclinica, utilizzando per esempio i biomarcatori come la troponina e i peptidi natriuretici. Purtroppo ancora oggi molto spesso la cardiotossicità, intesa come disfunzione cardiaca, che è la sua manifestazione più frequente, più conosciuta, viene diagnosticata troppo tardi, quando il danno funzionale è in progressione e meno frequentemente reversibile e trattabile. La prevenzione può essere di due tipi. Può essere primaria ed estesa quindi a tutti i pazienti che sono candidati a un trattamento antitumorale, oppure secondaria in pazienti selezionati, pazienti che mostrano dei segni subclinici di cardiotossicità. In questo secondo caso, come facciamo noi all'Istituto Oncologico Europeo, selezioniamo i pazienti che aumentano la troponina durante il trattamento chemioterapico e subito li trattiamo, senza fermare il trattamento antitumorale, con un ACE inibitore che è l'enalapril e li seguiamo in maniera molto stretta durante il follow-up, consentendo quindi di ultimare il trattamento antitumorale, ma riuscendo in questo modo a prevenire la disfunzione cardiaca. E infine il trattamento. Noi abbiamo dati su quasi 3.000 pazienti che abbiamo valutato nei nostri studi. I due principali punti riguardo al trattamento è che innanzitutto la cardiotossicità classica d'antracicline non è irreversibile come si credeva, bisogna solo trattarla in tempo, quindi la reversibilità è una questione di tempo. Prima si tratta la disfunzione e maggiori sono le possibilità di reversibilità. L'altro punto fondamentale è che è risultata vincente l'associazione ACE inibitori e beta bloccante anche in questo contesto clinico.